A proposito di poveri di spirito, le persone inutili, questa è stata la canzone scritta da Paolo Vallese che ha ispirato un po' a questo evento perché avevo questo ritornello nella testa a quel periodo appunto difficile dell'estate 2013. Abbiamo contattato Paolo Vallese che sarebbe venuto volentieri, solamente ci sta la partita del Nel cuore cuore pochi giorni proprio prima, pochi giorni il 2 prima, giugno se il non 2 giugno, però è erro, molto il 2 contento, spera giugno. di esserci nelle prossime edizioni. Magari leggiamo un piccolo brano velocemente al Sì, volo proprio tanto per dare per l'idea. dare l'idea. C'è anche un'altra umanità, dietro a sé non lascerà leggi e monumenti, gente destinata a perdere e nessuno canterà i suoi fallimenti, uomini in balia di un Dio e della disallegria, che non li abbandona mai, aghi nei pagliai, nascosti fra i passanti. Sono le persone inutili, gente che non riesce a vivere, che non mostra i denti e i muscoli, che si arrende prima o poi. Sono le persone inutili, le più vere, le più umili, che non troveremo mai sui giornali o nei cortei, ma che amano ogni giorno molto più di noi. E continuano così, rassegnati a dire sì, a tirare avanti, sempre condannati a illudersi, di trovarsi dentro a un film, finalmente amanti. Uomini in balia dei sogni e della nostalgia che non cresceranno mai, nani in mezzo ai guai col cuore di giganti. Sono le persone inutili, gente destinata a perdersi, che nell'anima ha troppi lividi, che non si difende più e si ammala prima o poi. Perché le persone inutili sono sole, sono fragili e non prenderanno mai né medaglie né trofei, ma amano ogni giorno molto più di noi. Tutte le persone inutili vinceranno prima o poi, ma non lo sapremo mai, e nel loro paradiso non ci andremo noi. Ecco, questa è una canzone Veramente sì, che ci ha ti ha toccato, mi ha ispirato. ispirato molto. Sì. Infatti ho ringraziato Un Paolo applauso a Vallese. Paolo Vallese. Abbiamo già ringraziato in radio, questo lunedì è stato il suo compleanno, quindi Esatto, lo sì. Poi ci sono ringraziamo tanti campioni che subito. intervistiamo costantemente attraverso Passione del Calcio e comunque in qualche maniera cercheremo di coinvolgere campioni legati al calcio di tutti i tempi, insomma, sia anche grandi giornalisti. Insomma, cerchiamo di fare una cosa di livello assoluto che negli anni speriamo che questo sia il primo mattone per questo evento, che speriamo di creare proprio un albo d'oro di risultati da un punto di vista calcistico, così comunque la parte tecnica non mancherà, è quella che poi attira l'attenzione dal punto di vista dello sportivo sfegatato di calcio. E poi però in più vogliamo abbinare appunto il discorso della solidarietà Sì. che è poi la base di questo evento, insomma. Se ci sono invece domande da parte del pubblico, insomma, se qualcuno vuole intervenire per dire qualcosa. Nessuno vuole intervenire. Io Nessuno? intanto volevo ringraziare il mio cugino Piero Eramo che ci ha realizzato appunto il logo della Coppa che è veramente molto bello e tutta la grafica di un evento Bravissimo, che molto insomma bravo, sì, non è grazie davvero. poco. Quindi grazie a Piero Eramo. Le modalità dell'evento, appunto come le persone possono donare, Ok, dove possono trovare gli estremi e tutto potete quanto. trovare tutto quanto su passionedelcalcio.it, potete donare sia attraverso il codice IBAN, andare in banca oppure da casa con la pennetta, con la chiavetta, oppure attraverso PostePay e recarsi anche in un bar vicino al giornalaio, ci sono tutti gli estremi sul sito. 10 euro è il costo del biglietto, ma l'offerta è libera, si può anche fare una donazione senza poi dopo assistere alla gara, insomma. Questo Ricordiamo il giorno è. Il giorno è il venerdì 5 giugno, dalle ore 20 c'è l'inaugurazione e poi ore 21 la partita. Sì, tra l'altro non è un caso che abbiamo scelto giugno perché 2 anni fa, appunto giugno del 2013, morì Stefano Borgonovo. E poi anche questa cosa della Special Eleven Cup ricorda un po' giugno, vista la frase di Mourinho, quindi un po' Esatto, un giugno po' a giugno ritorna. ritorna. Poi E quindi abbiamo voluto il calcio d'inizio per lo giugno. vorremmo fare ogni 3 mesi, ogni 4 mesi, Sì, insomma, l'idea sarebbe adesso l'evento. il primo evento, sarà la prima edizione, il derby Roma-Lazio. Dopodiché vorremmo fare il derby Milan-Inter, in modo da avere i derby delle due capitali, diciamo, d'Italia. E dopodiché si è pensato a un triangolare Juve-Fiorentina-Napoli, quindi Da spezzando. partite da 45 minuti, tre partite Esatto. da 45 minuti, mentre quest'altre due, il derby adesso che ci sarà Roma-Lazio e poi quello successivo Milan-Inter di 90 minuti e poi in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. Ovviamente le date di queste 3 edizioni saranno scelte un po' in base al calendario scolastico, quindi poco prima delle festività, quindi prima di Natale, prima di Pasqua e prima delle vacanze estive. E ovviamente tenendo conto anche del calendario di calcio di Serie A, in modo tale che non ci siano concomitanze con partite ovviamente ufficiali. Questa è un po' la nostra idea che Chiaro. speriamo appunto di portare avanti. Perciò domanda e nessuna domanda come. No, no,
L'iniziativa è splendida, è nata bene, è stata appoggiata bene dall'assessore, però diciamo che purtroppo ci sono stati molti inconvenienti durante il percorso e questi inconvenienti hanno fatto in modo tale che giusto la voglia, il desiderio di questi giovani lampanti sono riusciti a portare a termine questa cosa e finalmente vediamo come un'oasi questa partita che si farà. Ecco, se tutto andrà bene, come speriamo tutti quanti che andrà bene, potremmo sensibilizzare un attimo l'assessore a far sì che la cosa appunto si possa ripetere, però si possa ripetere anche su altre basi, ovvero come si usa dire oggi in Parlamento da tutte le parti, di creare un piccolo tesoretto, un tesoretto che potrebbe servire appunto, andando bene la prima esperienza, ad aiutare questi giovani lampanti a far sì che non debbano sopportare tutto in prima persona. Cioè è vero che i patrocini sono belli, danno sicurezza, danno garanzia, quando si va da una parte si spende il nome del patrocinio e si pensa di fare breccia, si va in una scuola, si dice noi siamo patrocinati, facciamo beneficenza, gli enti beneficiari sono questi, quindi abbiamo tutto che è di grido, abbiamo tutte le opportunità per poter raggiungere l'obiettivo, però un piccolo tesoretto, cioè pensare di trasferire la cosa in consiglio, in comunale e dire esistono queste iniziative da parte di giovani coraggiosi oggigiorno, perché oggigiorno ogni giovane che si getta nel lavoro è un giovane coraggioso, diciamolo apertamente, e quindi c'è un piccolo sostegno anche materiale sotto forma la più varia, anche di anticipo, non che debba finanziare, però poi se fosse un finanziamento ancora meglio, ma se anche sotto forma di anticipo, di modo che di anticipare e poi riprendersi quello che alla fine dei conti cioè, è stato già speso da parte del comune, ritirarselo anche una volta indietro, però rimetterlo nuovamente a disposizione, di modo che queste iniziative possano proliferare, possano veramente prendere un volto non legato a questi giovani coraggiosi, ripeto, ma ce ne sono tanti, abbiamo dei partecipanti, alcuni oggi non sono potuti venire perché hanno delle lezioni all'università, quindi lezioni importanti, quindi tutta gente che sta combattendo per il suo futuro e purtroppo l'Italia, è vero che abbiamo tante persone che stanno in Parlamento, 600, 300 che ne stanno in Senato, ci dicono che questi 600, questi 300 diventeranno di meno, ci dicono che le province non esistono più e invece sappiamo che le persone che governano le province sono le migliori pagate in Italia, cioè, e sappiamo tante altre cose, però sui giovani non ci sta puntando nessuno purtroppo, questa povera Italia viene danneggiata perché è bella, è la più bella di tutte le nazioni che esistono, la nostra lingua è la più bella che esiste, nessuna lingua è bella come l'italiano, perché l'italiano è una lingua che si esprime in se stessa, mentre il cinese c'ha bisogno di indovinare quello che è l'ideogramma, l'inglese va tradotto, cioè la A non è A, la A può essere E, I, O, E, U, cioè in inglese, eppure è la lingua che primeggia. Ci sono delle lingue nascenti, tipo lo spagnolo, che sono un'imitazione della nostra, o addirittura di alcuni dialetti nostri, perché assomigliano al vento. Cioè, c'è tutto questo in giro, però l'Italia è sempre la cosa più bella che esiste. La vogliamo difendere e per difenderla dobbiamo valorizzare i giovani, cosa che purtroppo non si sta facendo. Allora, noi abbiamo trovato un deficit, come penso voi sappiate, di 860 milioni di debiti, con un momento difficile che noi consiglieri, anche quelli meno esperti o anche quelli più giovani come me, insomma, che si approcciano a dare un contributo, perché io lo chiamo volontariato, perché io non ho assolutamente, personalmente come consigliere comunale, non ho un altro lavoro, io vivo di questo e vivo stando a contatto con la gente tutti i giorni, vivo lavorando nelle commissioni, nei consigli, nelle iniziative che ci sono, sopportando soprattutto le problematiche dei vari territori. Abbiamo trovato un buco di 867 milioni di euro con il problema di mafia capitale che abbiamo riscontrato e con i bandi, tutti i bandi, anche quelli dove io mi scontravo per dire bisogna mettere fondi per lo sport, fondi per tutto ciò che è precedente, bloccati in autotutela, perché ovviamente oggi come oggi, dopo quello che è successo, non è che si ha paura. Molti uffici dicono non abbiamo neanche la voglia di tenere la penna in mano. Questo è un po' la... Io dico che invece non bisogna avere paura, io dico che chi cammina a testa alta, io parlo di me ovviamente, ma ce ne sono tantissimi di consiglieri e di persone che vivono nel mondo della politica e che sono persone serie,
perché ci sono le persone serie, ci sono persone che vivono e ci mettono la faccia nelle cose che fanno. Questa amministrazione ci sta mettendo la faccia, questa amministrazione sta cercando di scalfire un po' quelli che erano i vecchi metodi e che comunque si pensava prima al proprio interesse e poi al bene della collettività. Noi stiamo cercando, siamo al sindaco Marino, ovviamente di scardinare, che poi si siano nel corso del tempo, nel corso del diciamo di questi due anni, si stanno cercando di capire mano a mano le priorità, no? Perché magari arrivano le emergenze e su quelle noi dobbiamo lavorare, perché noi abbiamo, come ad esempio in provincia, ex provincia, città metropolitana, io ora non ho la possibilità di lavorare su una programmazione, io ora ho la possibilità, non avendo risorse, almeno per adesso, fino a che non viene approvato il bilancio, di lavorare sulle emergenze, su quello che era in itinere, su quello che si stava facendo. Ciò non toglie che non si deve fare questo, cioè quello che lei sta dicendo, io sono la prima che dico bisogna sostenere le attività, bisogna sostenere i progetti, ma in un momento di difficoltà come questa, che è stata veramente un anno, diciamo anche più, di verifiche, controlli, possibilità di visionare la correttezza di certe procedure, noi stiamo veramente cercando di capire, noi o comunque l'amministrazione e il sindaco sta cercando veramente di capire quali sono le reali esigenze del nostro territorio, quindi di Roma Capitale, e sicuramente una delle esigenze che noi abbiamo sottoposto è la divulgazione e la promozione dello sport. Questo lo dimostra il fatto che esiste un assessorato allo sport e sport e scuola e che non esisteva prima. Questo già è una testimonianza, perché vuol dire che l'assessore in materia insomma, di competenza di settore si batterà per fare questo. Erano stati stanziati, perché è stato bloccato, un bando di 1.250.000 euro per i contributi alle attività sportive, è stato completamente fermato. Quindi perché? Perché ovviamente si procede a una verifica e quindi l'assessore Isabella, che tra l'altro è passato 5 minuti fa, sta verificando da bravo magistrato tutto ciò che è stato. Noi però non ci fermiamo, nel senso che chi oggi ci mette la faccia, come me, come tanti altri consiglieri, saprà sicuramente tra le varie iniziative quelle che lasciano un segno maggiore. Questo ve lo garantisco. Ci tengo ad aggiungere un'altra cosa, però a livello nazionale, qui esco fuori confini di Roma. Tra l'altro sono presenti tre redattori appunto della redazione Passione del Calcio. Un'altra cosa appunto che trovo in questo momento vergognosa è il fatto che non ci siano comunque dei finanziamenti statali per quanto riguarda il giornalismo online, perché comunque ormai è diventato un vero lavoro di 24 ore di news al giorno, i ragazzi fanno tantissimi sacrifici. Ci dovrà essere prima o poi una strada, perché gli sponsor sono abbastanza diffidenti ancora nell'investire sul web, a parte eccezioni se hanno proprio siti, se ci sono siti di milioni di utenti, ma tantissime stratosferici, tantissime realtà che hanno migliaia di utenti non hanno minimamente un appoggio, nulla, e lavorare in questa maniera è difficilissimo. È un'informazione vera e propria, quella online, molto più rapida rispetto al cartaceo. Ha preso il sopravvento, sono giovani appunto che collaborano nel Passione del Calcio costantemente e non ci sta un ritorno economico. Io da editore sono in difficoltà, in primis per me ma pure per loro, insomma è un qualcosa che... Tanto li salutiamo. Tre baluardi qui sono venuti. E questo è un qualcosa, appunto una piaga che secondo me dovrà essere risolta quanto prima. Stiamo vivendo un mondo complicato, perché al di là della crisi molto molto forte ci sta anche il discorso legato a questa trasformazione dal cartaceo web, che ancora non è regolata sui vari mezzi di comunicazione, perciò è un momento di impasse, però si dovrebbero applicare altre norme. Ovviamente magari si deve essere in regola con alcuni standard, magari ecco, dovremmo raggiungere determinati obiettivi per avere qualche finanziamento, però il nulla spaventa. Ecco, questo, se voi volete dire una piccola testimonianza. È un progetto ambizioso il nostro, appoggio la parola del direttore, appunto che bisogna dare un finanziamento per il web, perché appunto diciamo sta prendendo sopravvento sul cartaceo. Ecco, la piccola speranza per chi ci mette la passione è per non, insomma, guardare il futuro in maniera negativa. Ecco. Grande progetto in ogni caso. Cerchiamo con le nostre forze di portare avanti fino a organizzare gli eventi come questo e sperando ce ne siano sempre altri. Stiamo facendo, e a giorni andrà in aula, una delibera firmata da me e dalla Presidente del Consiglio, Valeria Baglio, sul regolamento delle palestre scolastiche, quindi dell'assegnazione delle palestre scolastiche, che non veniva revisionato dal 2003.
e su delle diciamo criteri secondo me sostanzialmente rivoluzionari, cioè molte risorse di quelle concessioni, le risorse andranno direttamente ai municipi e non all'amministrazione comunale, dove però in mancanza di un piano regolatore dello sport, ossia un censimento, perché io mi batto su quello, prima di decidere se in quella struttura, se in quella scuola o se in quell'impianto ci deve stare basket, non lo devo decidere io, lo deve decidere il territorio. Quindi sarà il territorio ad avere un censimento singolarmente per ogni municipio, che darà una scheda conclusiva e lascerà a noi la possibilità di visionare quali sono le attività che servono in quei territori, perché non è detto che io per portare mio figlio a fare basket lo devo portare a un'altra scuola magari lontana, allora magari io persona ho la possibilità di poter dare la mia come un referendum. Allo stesso modo secondo me si deve fruire le nostre scuole, perché le scuole sono il primo approccio per poter far fare sport, perché non è detto che tutti possano arrivare alle piscine del CONI, non è detto che tutti hanno le possibilità di far fare privatamente un'attività sportiva, magari anche avendoci un talento. Il talento si coltiva, il talento si cresce da piccoli e si può fare nel posto più vicino, nel posto più accessibile e sicuramente come noi possiamo a tariffe calmierate, quindi a tariffe sociali. Questo credo sia una buona politica che stiamo cercando di portare avanti, quindi sport dal basso, oltre i grandi eventi, sport sociale. Grazie Svetlana, infatti mi è piaciuto molto l'intervento sul fatto che lo sport è sempre stato visto un po' come una cosa, no, la cenerentola, esatto, la cenerentola un po' dell'amministrazione. In realtà lo sport è cultura. Esatto. La vera cultura è quella proprio pratica, perché secondo me la disciplina sportiva è quella che forma tantissimo. Io infatti ringrazio moltissimo i miei genitori per avermi subito a 3 anni buttato in una piscina e avermi sempre fatto fare attività sportiva, perché secondo me è lì veramente la palestra della vita. C'è quella citazione del poeta Camus. Anche a me, sì, che tutto quello che ho imparato dalla vita lo devo al calcio, mi piace molto questa, che un po' sembra esagerata, ma in realtà voleva dire proprio questo. È formativo. Campo come appunto campo della vita, fondamentalmente. Ora spazio penso che lo dovranno avere appunto i giocatori che scendono in campo e tutte le persone che verranno, speriamo, raccolta il 5 giugno al campo delle Tre Fontane di fronte all'ex Fiera di Roma sulla Cristoforo Colombo a Roma. Ricordiamo alle ore 20 ci sarà la cerimonia d'apertura, alle ore 21 il calcio d'inizio. Quindi vi aspettiamo tutti numerosissimi. Grazie. Grazie mille.